No, aspetta un momento. Ma questo lo diciamo noi. Oggi ci sono anch'io e speravo di lanciare io la puntata. Sapete cosa possiamo fare? Possiamo lanciare la puntata tutti e tre assieme. Va bene, ci sto, ottima idea. Allora si parte. Ciao ragazzi! E bentornati ad una nuova puntata del Gormiti Show! Nella puntata di oggi, come avete già potuto notare, abbiamo un ospite. Sì, oggi è venuto a trovarci il nostro carissimo amico Edoardo ed è anche un super fan dei Gormiti. Mm-hmm. Ciao a tutti! Edo oggi ci aiuterà a condurre lo show, ma soprattutto giocherà con alcuni personaggi molto molto belli. Sì, ma prima ti facciamo qualche domanda, così i nostri amici da casa ti possono conoscere meglio. Sei pronto? Sì. Parto io. Per prima cosa, quanti anni hai e che classe frequenti? Ho 10 anni e faccio la quarta elementare. E pratichi qualche sport? Sì, scherma. Wow, che bello! E da quanto la fai? 2 anni. Sarai bravissimo. Fammi pensare, io in quarta elementare... giocavo a basket, calcio e poi facevo... Sai che anch'io facevo basket, sì. E anche danza. Wow, ti faccio una domanda. Qual è, attento a rispondere, il tuo gormita preferito? Non dire Titano! Lord Carrion! Sì, è il mio preferito! No, ma non ti piace Lord Titano? Basta con questo Lord Titano! Basta! No, vabbè, cambiamo argomento. Meglio. Ti piace guardare i cartoni dei Gormiti? Sì, moltissimo. Oh, ricordiamo ai nostri amici che ci seguono che trovate il cartone dei Gormiti tutti i giorni in televisione. Allora, su Rai Yo-Yo alle 20.40, su Rai Gulp alle 7.45, alle 15.35 e alle 18. Ma sapete che c'è anche una grande novità su Netflix? Wow, è incredibile! Potete trovare la prima stagione dei Gormiti su Netflix. Edo, e tu conosci Netflix? Sì, è una piattaforma internet dove posso guardare quello che voglio e quando voglio. Mamma mia, ma sei preparatissimo! Fantastico, giustissimo, fatti il 5! Allora diciamolo anche ai nostri amici. Se anche voi avete Netflix, mi raccomando, digitate Gormiti la prima stagione, così potete vederlo ogni volta quando ne avrete voglia, giusto? Potete trovare tutte le 26 puntate! Ma ragazzi, andiamo avanti perché dobbiamo mostrarvi una cosa davvero bellissima! Vai, non vedo l'ora! Wow Giada, cos'hai lì? È una primissima stampa in super esclusiva del Panini Magazine. Ma è quello che troveremo a breve in edicola? Sì, esatto, e ci saranno tantissimi contenuti gormitici. Fa vedere. Guarda un po' che colori. Ma è bellissimo. Una cosa però la possiamo anticipare, nostri amici. Questo magazine uscirà tra fine marzo e inizio aprile 2019. E il suo interno ci sarà Vulcan in una versione esclusiva e limitata gold. Sarà tutto dorato. E troverete anche 2 bustine con all'interno il digital code da utilizzare con l'applicazione. Esatto. E possiamo dire che questo magazine è un periodico e ci sarà sempre in edicola un gadget gormitico. Dai, vediamo un po' che contenuti ci sono. Va bene. Allora, prima di tutto potete trovare dei fumetti inediti. Wow, quindi che belli. Delle storie mai viste, sono davvero bellissime. Poi ci sono anche dei disegni da colorare, tantissimi giochi da fare, il poster da appendere, che bello. E poi c'è anche la nostra super intervista gormitica, dove abbiamo raccontato un sacco di cose, quindi mi raccomando, non potete assolutamente perdervi questo magazine. E lo troverete in edicola a fine marzo, inizio aprile. Giada, le sorprese al Gormiti Show non finiscono mai. Hai proprio ragione. Guarda che bello. E ragazzi, possiamo giocare? Sì, certo, è arrivato proprio il momento di giocare con i nostri personaggi. Vai! Quelli che vedete sono i nuovi Lord Deluxe ed ognuno di loro ha un potere speciale. Ma di questa dimensione c'erano già 2 Lord e Voidus, vero Johnny? È vero, c'erano Lord Carrion, Lord Titano e Lord Voidus. Quindi la squadra si è completata di Lord Helios, il signore del popolo del vento, e Lord Tritheon, il signore del popolo del ghiaccio. Allora che dici Edo, iniziamo a giocare? Sì! Vai. Io so già con chi voglio giocare. E con chi? Con chi? Con Lord Tritheon. Ottima scelta. Contro? Vediamo. Lord Voidus e il suo Dark. Lord Voidus e il suo Dark. Ok, un attimo. Titano, levati. Oh, non fargli male. Ma mica ha fatto male, è inciampato. No. Eccolo qua, arriva il Darkham. Vai, Tritheon, facci vedere di che pasta sei fatto. Vai. Il Darkham, assaggia il mio tridente dei ghiacci. Vai, no! Hai fatto fare le capriole. Giusto, fammi fare un'altra, vai, 3, 2, 1. Beh, no, vabbè, giusto, no, vabbè, è giusto perché alla fine quest'arma serve per fare gli spiedini. No, serve per combattere i nemici. Ah, serve per combattere i nemici, no, adesso porto la stessa Hai visto cosa. Come l'ha distrutto in 5 secondi? Allora contro Voidus. E invece la gemma a cosa serve? A questo. Ma sta lanciando l'acqua, gli stai facendo la doccia, bagno di tappa. No, ha perso il mantello. È così forte che perde pure il mantello, vedi? Lo stai lavando, basta, è tutto bagnato, mamma sconfitto. Mia. Bravo, hai sconfitto Lord Voidus, è stato bravissimo. Vai.
Edo, a me lo puoi dire, come mai tra tutti i Lord hai scelto proprio Lord Tritheon? Guarda Johnny, io con te sarò sincero. Io ho scelto Lord Tritheon perché oggi è la giornata mondiale dell'acqua. Scelta azzeccata, perché oggi il 22 marzo del 2002 si festeggia la giornata mondiale dell'acqua, un elemento fondamentale per la sopravvivenza dell'essere vivente, anzi il più importante. Sì, perché senza acqua non si vive. Infatti proprio oggi viene ricordato a tutti che non bisogna sprecare l'acqua. Sì, perché ormai l'acqua è una risorsa molto preziosa. Ma lo sapete che i 2/3 del nostro pianeta sono composti da acqua? Peccato però che la maggior parte dell'acqua è salata e quindi non può essere utilizzata per fini agricoli o alimentari. Infatti, solo il 2,5% dell'acqua in tutto il mondo non è salata. I 2/3 di essa si trovano ai poli e nei ghiacciai e sono quindi inutilizzabili. Questo significa che 1.400.000 persone non possono raggiungere fonti di acqua potabile. Ma noi cosa possiamo fare per far sì che non si sprechi l'acqua? Sicuramente chiudere i rubinetti quando non servono. O ad esempio quando vi lavate i denti, chiudete il rubinetto e apritelo soltanto quando dovete risciacquarli. Mm-mm. Sì, io potrei controllare con la mamma che la lavastoviglie sia bella carica, così non spreco l'acqua. Ottimo suggerimento, Edo. E voi amici che ci seguite, cosa potete fare e cosa ci suggerite per far sì che l'acqua non venga sprecata? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Vai Eddie. Edo, ma cosa stai facendo? Tranquillo Johnny, niente di preoccupante. Sei un pochino strano. Un po' tanto strano. Dai, iniziamo a giocare. Forse meglio. Infatti, mi stavo dando una carica perché oggi vi voglio battere. Johnny, hai trovato pane per i tuoi denti? Scusate, mi siete messi d'accordo voi due. Intanto vi ricordo, chi è il vincitore? Io. Quindi... Sì, vorresti, dai, vai, passa una passo, bottina. Allora, questa è quella perdente. Vediamo tra quelle perdenti è questa. Vai, apriamo. Allora, Edo, a te l'onore di dire che hai trovato il numero sotto il piede. Io ho trovato Urik, sì. E sotto il piede ho il numero 8. Perfetto. Io ho trovato Kratos e sotto il piede ho il numero 2. Io ho trovato Piron e sotto il piede il numero 1. Bello Piron, hai per dire. È bellissimo, sì. Proseguiamo con le card. A proposito di card, diciamo, ricordiamo una cosa ai nostri amici. Mi raccomando, dovete conservare le card perché c'è un codice dietro e dovete inserirlo sul sito per sbloccare il vostro personaggio nell'applicazione e giocarci. Esatto, così potete fare un sacco di battaglie gormitiche. Ma proseguiamo. Io ho il numero 7. Io ho il numero 6. Io ho il numero 7. Quindi 7 più 2 è 9. Posso vincere con un 9, sì. Io 7, il totale. Tu? 7 più 8, 15. 15. Io ho vinto. Beh, non c'è da dire niente, sei stato bravo e ma anche in effetti, molto fortunato. Non possiamo dirti niente, complimenti. Tranquilli. Andrà bene la prossima volta. Sì, io ho già visto qualcosa di fantastico. Quando è arrivato per la prima volta? Non ho capito assolutamente niente. A te. Bravo, più così, forte.